Ciao a tutti, oggi siamo qua da Pepita Ramone per una nuova intervista con Disegno in 4 minuti e con noi c'è Danila Nevrastenia Riedo, che è un'illustratrice, tatuatrice, un'artista tuttotondo, fa parte del consiglio direttivo di Pepita Ramone e soprattutto è la creatrice, fondatrice e madrina del nostro contest Incastri. Ciao a tutti! Sigla! Bene, quindi siccome siamo in periodo, diciamo, di San Valentino, comunque intorno a quella roba lì, Wow. oggi abbiamo deciso di farti fare un bellissimo disegno in 4 minuti a tema San Valentino, ovviamente, a Coriccioso, tema coriccioso. coriccioso. Esatto, siamo in tema San Valentino, ma anche un... Vabbè, non te lo dico ancora, te lo dico dopo. Ok. Il disegno che dovrai fare Basta. è... L'identità segreta di Cupido è Bruce Wayne. Ok, Sì, perché in realtà siamo anche un po' in periodo Batman, ok. perché l'altro video di questa meravigliosa puntata di Pepita TV è dedicato a Harley Quinn. Quindi abbiamo deciso di fare tutto a tema. Detto ciò, sei pronta? Sono 3, pronta, prontissimo. 2, 1, via, 4 minuti. Ok. Ok, Quindi Cupido, Cupido Bruce in realtà è Bruce Wayne, lo Wayne. sospettavamo un po' tutti. Un po' sì, Vero? soprattutto dal six pack È fatto esattamente. tipico di Cupido. Senti, prima abbiamo parlato di Incastri, che è Sì. il nostro contest non competitivo di illustrazione, che è il suo secondo anno, anche quest'anno ci sarà poi una nuova versione che annunceremo un pochino più avanti. E comunque è appunto un contest che abbiamo inaugurato 2 anni fa e che tutti gli anni stiamo man mano un po' modificando e ci sono varie tematiche durante l'anno, gli artisti ci mandano le loro opere, poi facciamo delle mostre, chi ci segue un minimo lo Esattamente. sa già. E cosa sei contenta di come si è evoluto, di come sta Sono andando avanti? molto contenta perché le tematiche sono sempre molto apprezzate dalle persone che partecipano. Mi piacerebbe che ci fosse più partecipazione da parte di gente del territorio, comunque Genova, Liguria, perché abbiamo avuto un sacco di proposte, diciamo, di gente comunque anche dal Piemonte, dalla Lombardia. Oddio, non mi ricordo come si fa il simbolo di Ah, Batman, pensavo, cioè, non mi ricordo come si fa la incredibile. Lombardia. Non mi ricordo come si fa la Lombardia. No, ma tra l'altro anche da fuori Italia, qualcosina da Malta, tipo, cioè, quindi è proprio la Liguria, Infatti, il genovesato esatto, quindi che... ragazzi, Ragazzi! presto, correte, anche se magari per un po' le mostre fisiche non si potranno fare, faremo meno, come si chiamano? Meno tranche di Sì, questa faremo meno tranche, cosa. infatti cambieremo un po' anche quest'anno rispetto all'anno scorso, proprio perché ovviamente ci sono state un po' di problematiche legate alla pandemia, bla bla bla, però in ogni caso il contest andrà avanti, quindi poi annunceremo Esatto. le nuove teme, i nuovi regolamenti e tutto, e partecipate, insomma. Partecipazio, Partecipate. partecipazio. Senti, prima dicevo che sei un artista tuttotondo, nel senso che per me artista tuttotondo in questo caso intendo che sei una persona che si circonda di varie forme d'arte e dall'arte in genere, per come la vedo io almeno, spero di non sbagliare. E, hai comunque un sacco di passioni, cioè sei proprio una persona che ama circondarsi di arte. Ci provo, E quanto ci... meno, però vabbè. No, beh, nel senso hai sicuramente, cioè, vabbè, disegni, dipingi, Faccio fai cose, cose. faccio che vedo gente. No, vabbè, disegno, dipingo, ogni tanto faccio ancora qualche foto e adesso vabbè, siamo tutti in un periodo un po' così, quindi Vabbè, chissà chi quello fa cosa, quando, ok. dove, perché, Quello purtroppo d'altro. è così. Però Però vabbè, l'importante è crederci vabbè, comunque e grazie. circondarsi lo Esatto. stesso. L'importante è crederci, esattamente. L'importante è crederci e comunque cercare di supportarsi anche un po' a vicenda, forse, in questa roba Sì, che... esattamente, bisogna supportarsi a vicenda, appunto anche la partecipazione ad incastri è importante per far sentire la propria presenza in un comunque ambito che non c'è occasione più di vedersi, di andare alle mostre, eccetera, almeno agglomeriamoci in maniera virtuale, ci sta. Sì, mi sembra più che giusto. E senti, visto che appunto dicevo che siamo al periodo San Valentinesco, anche carnevalesco, ma abbiamo deciso di puntare sull'amore, visto che ci manca tanto l'affetto in questo periodo, e quindi ti farò la domanda peggiore di sempre. Cosa ne pensi dell'amore? Hai 23 23 secondi. secondi. Bella lì, raga, viva l'amore.
ancora. No, ma con convinzione. Ma con l'importante è crederci, come prima, però con l'amore, ok? Bella la porta di romanticismo, grazie Ness. Ecco, non c'è di che. Ci fa molto piacere sapere che sei una persona molto romantica. Mm-hmm. E purtroppo è scaduto il tempo. Vediamo sta molestia. Facci vedere Cupido con le mutande di Batman. Perché non è Batman, è Bruce Wayne. È Bruce non Wayne. Potevo fargli il costume da Batman. No, anche perché la gente non deve saperlo. Esatto. Non lo sapeva quindi nessuno. È un segreto. Un giorno parleremo di come sia possibile che non lo sappia nessuno tra noi. Esatto. E parleremo nella prossima puntata. Grazie Nessa. Grazie. Ciao ciao. È andato tutto?